il via alla giunta per fare questa attività. Covid. Dico subito per l'emergenza sanitaria, perché molti cittadini mi chiedono, mi dicono perché non ci informi, noi vediamo la carta geografica colorata con diversa colorazione, com'è la situazione a San Severo, è preoccupante. Allora dico subito che la situazione della nostra città non assume, almeno al momento, le connotazioni preoccupanti, cioè non possiamo assolutamente dire come purtroppo può dire qualche altra città, non ci troviamo in una situazione di criticità o di grande, diciamo, preoccupazione. Al 26 settembre, faccio riferimento ai dati ufficiali che mi sono stati trasmessi dalla prefettura, nella città di San Severo si contano 14 soggetti positivi e 12 che sono in attesa di tampone. Non sono numeri strabilianti. Però voglio dire, siamo ancora nel mese di settembre e gli scienziati, la comunità scientifica, il periodo che teme di più è quello di ottobre-novembre, quando c'è anche il sopraggiungere di attacchi influenzali. Quindi voglio dire, sono sì dei numeri contenuti, però non siamo ancora in quella che a dire degli scienziati è la fase più critica. Quindi, ciò impone assolutamente un atteggiamento di prudenza da parte nostra. Cioè, questi non sono dati che ci possono in qualche maniera rilassare, tranquillizzare e quindi assumere qualsiasi tipo di comportamento perché il virus non è tra noi. Non è così. Sono dati che sono sicuramente più piccoli, inferiori a quelli di altre città, assolutamente inferiori a quelli di altre città. Però è vero che il peggio ha ancora da venire e quindi se guardiamo in prospettiva abbiamo materia di che preoccuparci. È per questo motivo che questa mattina ho diciamo, emanato un'ordinanza, ma ho visto che tanti sindaci di varie città stanno assumendo analoghe iniziative, una ordinanza in cui praticamente ribadendo quello che era un obbligo già fissato da una ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 12 agosto del 2020, la 336, in cui si imponeva l'obbligo di mettere le mascherine con decorrenza dal 13 agosto anche in luogo pubblico, oppure facendo seguito a medesima ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto, in cui appunto da una certa ora, cioè dalle 18 alle 6 del mattino, si imponeva anche in luogo pubblico l'obbligo, appunto si fissava l'obbligo di mettere le mascherine. Bene, in linea con quelle che erano le statuizioni sia ministeriali che regionali, nell'ordinanza di questa mattina ho posto in maniera ancora più incisiva, ancora più esplicita, l'obbligo per i miei cittadini di utilizzare in maniera obbligatoria e quindi sanzionata nel momento in cui dovessero essere rilevati degli inadempimenti, l'uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie, quelle che comunemente chiamiamo le mascherine facciali, dispositivi di protezione individuale. È obbligatorio anche in luogo all'aperto e soprattutto nell'ordinanza, dico in quei luoghi che sono maggiormente vocati a generare aggregazione e quindi il rischio di assembramento. E quindi è obbligatorio a far data da domani nella città di San Severo indossare diciamo, le mascherine, i dispositivi di protezione individuali nei parchi pubblici e nella villa comunale, nell'ingresso e all'ingresso e all'uscita degli edifici scolastici. Io mi consentite questa chiosa, devo dire che ho visto lo sforzo notevole fatto dai dirigenti scolastici per dare un inizio regolare alle attività didattiche. La cosa che girando un po' questa mattina nei plessi mi è balzato agli occhi che a fronte di questa attenzione, diciamo, molto forte avuta dai dirigenti scolastici, c'erano all'entrata e all'uscita delle scuole genitori, bambini,
tutti ammucchiati ai cancelli e la gran parte di loro, se non la quasi totalità, era privo di dispositivo di protezione individuale. Allora mi chiedo se a livello ministeriale sono stati posti tutta una serie di obblighi di distanziamento nelle aule, di accorgimenti che i nostri presidi, e li ringrazio di vero cuore, hanno cercato di rispettare e di mettere in pratica. Che senso ha se poi all'uscita siamo tutti senza mascherine, tutti ammucchiati, tutti l'uno vicino all'altro? E allora i genitori che andranno a prelevare i propri figli nelle scuole, sia all'ingresso, quindi alle 8:30 quando si avviano le lezioni, ma anche alla fine, all'orario di uscita dalla scuola, dovranno obbligatoriamente mettere le mascherine. Voi sapete che notoriamente sia all'ingresso che all'uscita dalle scuole ci sono i vigili urbani, i quali avranno come obbligo quello di far rispettare questa ordinanza. E allora, quando lo dico, perché poi non ci debbano essere proteste o recriminazioni, allora quando vedranno che qualcuno di questi genitori va a prendere il bambino o la bambina senza dispositivo di protezione individuale, senza mascherina, sarà sanzionato e multato. Quindi, diciamo, ci sarà una prima fase adesso di qualche giorno in cui gli agenti di polizia locale inviteranno i genitori ad indossare la mascherina. Quindi non è che andremo con la clava, voglio dire. Quindi almeno nei giorni immediati, imminenti, nell'imminenza dell'ordinanza, gli agenti cortesemente, educatamente inviteranno i genitori a mettere la mascherina, ma a decorso questo periodo, che non può essere superiore a 2 o 3 giorni, poi questo tipo di condotta verrà ad essere sanzionato. Quindi dicevo, all'ingresso e all'uscita degli edifici scolastici, alle aree mercatali, perché anche lì è un punto nevralgico, critico, dove si fa l'area mercatale, nei siti dei mercati c'è possibilità di aggregazione, di assembramento, e quindi in forza di questa ordinanza è fatto obbligo per tutti gli avventori di indossare le mascherine. Le aree di intrattenimento, antistanti, le attività di somministrazione di bevande e similari, perché vediamo spesso che i genitori si lamentano dei ragazzi, le scuole, mio figlio con la mascherina, che cosa sta facendo il sindaco, cosa fa la scuola, però poi alla fine cosa è successo in queste sere? In queste sere accade che 200-300 ragazzi senza mascherine, magari con un bicchiere in mano, sono tutti ammucchiati davanti ai bar, davanti ai pub, e questo chiaramente crea preoccupazione, perché può essere fonte di propagazione del virus. E allora, alla luce di questa ordinanza, è vietato stazionare davanti ai bar senza mascherina, senza dispositivo di protezione individuale. Anche qui le forze dell'ordine, quindi la polizia locale, ma anche le forze di polizia che all'uopo sono state incaricate dal governo di svolgere attività di contrasto a condotte che siano, diciamo, che favoriscano la propagazione del virus, bene, saranno inizialmente invitati per qualche sera, ma successivamente saranno sanzionati. Ci saranno dei controlli da parte della polizia locale, ma anche da parte delle altre forze di polizia, per verificare che questa statuizione, questa disposizione della mia ordinanza poi abbia applicazione e venga rispettata. In caso contrario ci saranno appunto le sanzioni. Le attività commerciali. Attività commerciali genericamente, quindi sia gli ipermercati, sia i supermercati, sia gli alimentari, che i piccoli negozietti, negozi di scarpe, tutto ciò che è attività commerciale, sia all'interno dell'attività commerciale, sia nello spazio antistante, soprattutto se vi è diciamo assembramento di persone, è fatto obbligo appunto di indossare la mascherina. Dico subito, cari cittadini, no, non vi voglio allarmare, però la situazione è comunque preoccupante. È preoccupante perché il periodo peggiore, cioè quello di novembre-dicembre, quello dell'influenza, è alle porte,
sicuramente una cosa noi non ci possiamo consentire è di bloccare le nostre attività, sia le attività istituzionali, perché io avevo i cantieri che dovevano partire, non sono partiti perché era tutto bloccato, le attività commerciali, la scuola, i ragazzi, le famiglie. Abbiamo alle spalle veramente delle settimane, anzi dei mesi, che sono stati dei mesi terribili. Ora pensare di replicare, di ripetere quella esperienza, ben io al sol pensiero metto i capelli verdi. Ecco perché dico, in questo momento meglio un disagio dovuto alla mascherina che adagiata sul volto, forse da fastidio perché non ti consente di respirare bene o perché ti dà difficoltà di parlare, meglio questo tipo di disagio che quello che potrebbe essere. Io lo dico ai ragazzi, lo dico a tutti, sicuramente pure a me dà fastidio la mascherina, cioè non è che la indosso con la stessa gioia con cui metto la cravatta. Assolutamente è qualcosa che crea un disagio, una difficoltà, però è una difficoltà che dobbiamo tollerare ed accettare, perché quelle che potremmo patire sono ben più terribili e ben più gravi, e stiamo ancora in una situazione che è di enorme preoccupazione. Ecco perché vi invito, io vorrei che i miei vigili, la polizia locale non elevasse una sola sanzione, perché mi rendo conto che in questo momento non c'è nulla di più antipatico e brutto che mettere le mani nelle tasche dei cittadini che sicuramente non vivono un momento economicamente florido. Sarà una situazione a cui ricorreremo soltanto in cui ci fosse da parte vostra la refrattarietà ad rispettare questa ordinanza. Ecco perché vi invito a rispettare assolutamente quello che ci siamo detti. Le opere, ho parlato.